Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Sono Mattia Santini, rappresento l'ufficio università e oggi vi presentiamo una nuova edizione per il catalogo universitario del Mulino, ovvero il libro intitolato Introduzione al diritto dei contratti, scritto dal professor Luigi Balesta. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'autore, il professor Balestra, che vado subito a salutare. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei. Il professor Balestra è ordinario di diritto civile all'Università di Bologna e dialogherà insieme all'autore di questo libro, il professor Stefano Delle Monache, che è ordinario di diritto civile a Padova, e il professor Raffaele Caterina, che è anche lui ordinario di diritto privato all'Università di Torino. Buon pomeriggio e benvenuti. Il professor Delle Monache deve aprire l'audio. Ecco, buongiorno. Aprire l'audio. Ecco, perfetto. Benissimo. Due parole sullo svolgimento di questo webinar. Ora avremo una parte dedicata ai contenuti di questa nuova edizione, con gli interventi dell'autore e dei nostri ospiti, e a seguire un momento dedicato all'espansione digitale che ormai accompagna tutti i manuali pubblicati dalla nostra casa editrice, curato invece dal nostro ufficio. Per tutte le persone all'ascolto sarà possibile interagire con l'autore, i nostri ospiti, facendo domande e utilizzando la maschera delle chat, quindi scrivendo i propri interventi e noi li riporteremo in diretta, oppure se siete dotati del microfono potrete alzare la mano e noi vi accenderemo il vostro microfono e potrete quindi fare il vostro intervento direttamente. Bene, non rubo ulteriore tempo, do la parola al professor Balestra e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie, da parte mia un brevissimo saluto per indirizzare innanzitutto un sentimento di gratitudine all'editore Il Mulino per aver ospitato questa seconda edizione e organizzato questo webinar di presentazione, a tutti coloro i quali sono in ascolto, nonché agli amici professori Raffaele Caterina e Stefano Delle Monache per aver accettato questo invito un po' a dialogare. L'idea di fondo è quella di lasciare lo spazio a loro, la parola, perché possano in qualche modo compendiare alcune riflessioni su questo volume, per poi eventualmente dialogare verso la fine di questo incontro. Da parte mia, semplicemente vorrei segnalare come questo volume nasce dall'idea di accompagnare gli studenti, soprattutto gli studenti del corso di diritto civile, che quindi hanno già una certa maturità e una sedimentazione delle categorie, affiancando loro quello che è il classico, diciamo, manuale, trattato su cui accompagnano gli studi del terzo anno, un volume che possa in qualche modo interagire in maniera trasversale, quindi senza quella sistematica che è propria del manuale o del trattato, ma con l'idea di un metodo di ragionamento che aiuti in qualche modo a tratteggiare quelle che sono quella che è la complessità che la materia contrattuale sta conoscendo in epoca contemporanea. Questa è l'idea di fondo. Poi lascio immediatamente la parola ai professori Caterina e Delle Monache per sentire le loro riflessioni sulle quali poi poter eventualmente intessere un dialogo. Grazie. Grazie, professore. E se non sbaglio, do la parola al professor Caterina per il suo primo intervento. Claudio. Ecco l'audio. Grazie mille, grazie di questo invito e grazie ovviamente anche di questo libro, che è anche un'altra cosa di cui assolutamente ringraziare. Il libro di Luigi Balestra è un libro per la didattica. Come spesso ho visto negli ultimi tempi, i libri per la didattica possono essere libri molto originali nella concezione. Questo è uno di questi casi, cioè sono libri dietro cui c'è un'idea originale, un'idea interessante, appunto quella di non costruire un manuale del diritto dei contratti costruito
attraverso appunto i segmenti di disciplina che tutti conosciamo, ma invece appunto dare un affresco sintetico ma ampio e colto, diciamo, delle principali evoluzioni del diritto dei contratti, che mi immagino che si affianchi per gli studenti, diciamo, altri testi, per così dire, più tradizionali, ma che secondo me, diciamo, offre a chi studente non è e quindi, diciamo, può leggere il libro così da solo, in un quadro molto interessante. Infatti io confesso che lo uso invece come suggerimento di lettura ai dottorandi, a chi si appresta a fare l'esame di dottorato, a chi si avvia al percorso dottorale, magari vuole farsi un'idea di quali sono i problemi aperti, magari anche per una discussione in sede di ammissione all'esame di dottorato. E quindi da questo punto di vista, oltre che per lo studente che, diciamo, a fianco di questo forse studia altre cose, credo che sia davvero una bella e ricca introduzione ai problemi principali del diritto dei contratti. Io non, lo spazio è poco e poi tra l'altro non sono sicuramente un esperto di diritto dei contratti, sono qui insomma per l'amicizia, diciamo, che mi lega Luigi. Volevo fare solo un paio di osservazioni e queste osservazioni si collocano un po' rispetto alla nuova letteratura sui contratti dentro cui provare a collocare anche questo libro. Non me ne vorrete se farò qualche riferimento a Rodolfo Sacco, io ho studiato poco i contratti alla fine come studioso, ma per me il corso di diritto civile è il corso sul contratto di Sacco, e quindi in qualche modo quando parlo di questi temi mi viene sempre un po' naturale far quel riferimento. Allora, a me sembra che di fronte alla grande crisi, diciamo, delle certezze e dell'ordine, che ovviamente ormai da tanti anni è legata sia al complessificarsi delle fonti che insomma all'abbandono di alcune sicurezze dogmatiche, diciamo, che hanno accompagnato la dottrina a lungo e così via. Ecco, dicevo, di fronte a questa diciamo crisi dell'ordine ci sono state due reazioni diverse, e queste due reazioni sono state, da una parte, per una parte la dottrina, il rifugiarsi in un linguaggio vago che spesso, diciamo, si è molto legato con l'esaltazione dei principi o dei valori e anche con l'esaltazione della giustizia del caso concreto. Ecco, mi sembra che se una parte della dottrina abbia preso questa strada di reazione di fronte appunto alla crisi dell'ordine, un'altra parte di dottrina invece ha preso una strada diversa, che è quella che vedo anche nel libro di Luigi Balestra, cioè quella di non, diciamo, nascondere le difficoltà, di non nascondere la complessità, ma comunque di non abbandonare neanche l'idea di fare un po' d'ordine e anche di parlare sempre un linguaggio che è un linguaggio, diciamo, rigoroso, che è un linguaggio comprensibile, di parlare dei problemi provando a enuclearli, non facendoli un po' sfumare dietro, diciamo, una certa impostazione, come dire, assiologica, che però spesso finisce col dare più delle suggestioni che non un'analisi. Ecco, prima osservazione, secondo me il libro di Luigi Balestra sta in questo filone, cioè un filone che ha capito che il vecchio ordine del contratto forse non è riproponibile, ma che non rinuncia a provare a proporre un nuovo ordine e a provare comunque a farlo attraverso un'analisi rigorosa, diciamo, dei problemi. Ma mi sembra che questa contrapposizione un pochino si intrecci non a caso con un'altra contrapposizione. Anche qui è un pochino difficile scandirla con nettezza, ma insomma chiaramente tutti sappiamo che diciamo gli spazi dell'autonomia privata sono stati incisi in maniera più profonda, insomma, negli anni. Chiaramente nessuno vuole negare che questo sia legato ai fallimenti del mercato e così via. Ma mi pare comunque che il libro di Luigi Balestra abbia una posizione abbastanza chiara anche rispetto a un'altra contrapposizione, che è quella fra una posizione, diciamo, di antivolontarismo e antiindividualismo ideologico che, diciamo, si respira in molta della dottrina, e invece una posizione che, appunto, senza negare tutte le complessità e senza negare anche la necessità che, diciamo, che anche nel contratto si prenda atto delle crisi del mercato, delle crisi dell'autonomia, però parte comunque da un'impostazione che mette l'autonomia privata al centro e che in definitiva la vede anche come un valore, e questo mi pare che comunque nel libro di Luigi Balestra sia molto chiaro. Cioè non fa parte il libro di Luigi Balestra di quella dottrina che qui lui stesso cita Sacco, che per esempio vede
la causa come l'usbergo dell'interesse collettivo, contrapposto a quell'interesse privato cui il contraente malizioso vuol piegare il negozio, citazione di Sacco che c'è nel libro, e che appunto è quella dottrina che vede l'interesse privato come contrapposto all'interesse generale, cosa che per comprendere il contratto e in generale per comprendere l'autonomia privata è il punto di partenza sbagliato. Allora, davvero solo in 3 minuti, tre pezzi del libro, no, in cui questo atteggiamento mi sembra evidente: autonomia privata e negozio. Il libro di Luigi Balestra, e in questo io sento anche molta affinità anche al mio corso di diritto privato, in cui io comunque parlo di autonomia privata e negozio, anche se magari molti lo considererebbero qualcosa di obsoleto, e lo fa anche rivendicando il significato culturale di questo, il significato culturale di mettere il negozio privato comunque all'inizio della trattazione e di rilevare come il negozio privato abbia un ruolo crescente anche fuori dalla sfera patrimoniale, altra cosa cara appunto a, per esempio, a Sacco, che già dal contratto del 75 diceva forse i negozi avranno uno spazio sempre più ampio anche ad esempio in ambito familiare, e mi sembra che in effetti l'evoluzione sia questa, e molto opportunamente anche Luigi Balestra lo mette in evidenza. Quindi prima cosa che voleva dire. Seconda cosa, ovviamente mi piace molto la parte su 1322 secondo comma, che qui di nuovo respira molto, diciamo, di un certo filone, cioè Luigi Balestra, diciamo, da questo punto di vista, gli dicevo prima dell'inizio della trattazione, c'è un po' aria di casa, cioè Luigi Balestra fa parte di coloro che ritengono che sia opportuna una sostanziale interpretazione abrogatrice del 1322 secondo comma, nel senso che ovviamente, come scrive Luigi Balestra, una sostanziale abrogazione dell'inciso finale di cui all'articolo 1322 secondo comma rappresenta il prezzo da pagare al fine di respingere l'idea di un'eterodirezione dell'autonomia contrattuale. Quindi accoglie la tesi che vuole che in realtà solo che non sia necessario un controllo di conformità impositivo degli interessi perseguiti rispetto diciamo a quelli dell'ordinamento, ma invece che sia necessario solo un controllo in negativo, e quindi, anche qui mi piace dirlo, dice Luigi Balestra, non può disconoscersi la meritevolezza di quel contratto che assecondi interessi futili o capricciosi. Quindi non bisogna controllare in positivo che quegli interessi siano da approvare, ma solo impedire che siano quelli contrastati all'ordinamento. Secondo punto. Terzo punto, se vogliamo, e qui la citazione di Sacco di nuovo è nel libro e l'ho molto apprezzata, in un passaggio molto bello di Sacco che Luigi Balestra cita a proposito del problema della giustizia contrattuale, quell'appunto passaggio secondo me molto importante in cui Sacco dice: è una prima grandissima svista pensare che il contratto sia un'operazione in cui la somma dei vantaggi e delle perdite delle parti è pari a zero. Chi in buona fede ha in mente questo strafalcione passerà poi il suo tempo a cercare una regola onesta. Chi ragiona così vede poi in ogni scambio un'estorsione operata dal contraente forte ai danni del contraente debole. Cioè, l'idea è che in realtà il contratto non è un gioco a somma zero. Se ci si crede all'autonomia, l'idea è che il contratto è un qualcosa che gioverà a entrambe le parti e così gioverà anche agli interessi collettivi. E questa in fondo è la comprensione di fondo che dovrebbe guidarci e che invece molto spesso si smarrisce. Potrei ancora citare, ma non voglio dilungarmi e poi rubare spazio a Stefano Delle Monache, che anche la parte che pure assolutamente condivido del libro di Luigi Balestra, in cui parlando della buona fede, che non deve trasformarsi, secondo qui una nota citazione di Mengoni, in un'equità modificativa del regolamento legale, ecco, non deve debordare e non deve produrre quegli esiti molto discutibili, ad esempio della Cassazione del caso Renault o delle note sentenze della Corte Costituzionale sulla Caparra, su cui Luigi Balestra esprime considerazioni critiche che io, come credo anche molti altri, non posso che condividere. Quindi anche da questo punto di vista sento molta consonanza tra il mio atteggiamento e la cultura, diciamo, che ispira il libro. Chiudo ancora in proprio un minuto, ma ho quasi già preso più del mio spazio, per un punto che mi incuriosisce, perché appunto da non studioso del contratto
È un punto che non ho mai approfondito, ma di nuovo mi ha un po' fatto ricordare certe riflessioni di Sacco. Cioè, parlando del buon parlando del gioco, in realtà, nel libro di Luigi Balestra, in particolare le riflessioni sono nella parte su meritevolezza di tutela, gioco e contratti derivati. C'è un po' questa idea che ho sempre trovato interessante di contratti rispetto a cui l'ordinamento è neutrale, cioè non li fa eseguire ma non li guarda nemmeno con disapprovazione, un atteggiamento di indifferenza che addirittura nel libro di Sacco, e anche se un po' tra le righe, addirittura quasi si accompagnerebbe l'idea di contratti contrari al buon costume. Lì mi sembra più difficile perché l'illiceità nei contratti contrari al buon costume mi sembra indiscutibile, ma invece l'ho vista un po' riafferrare in questa sua idea di neutralità, indifferenza che l'ordinamento ha verso certi contratti, su cui quindi così lancio una sollecitazione, se poi può essere accolta, perché in effetti è un'idea che mi sembra interessante. Credo di essere stato nei tempi e qui mi fermerei appunto anche per lasciare spazio a Stefano. Grazie professor Caterina. Sì, adesso abbiamo la parola al professor Gallegoni. Allora, ringrazio per l'invito, è un piacere per me essere qui a celebrare, possiamo anche dire, questo bel volume di Luigi Balestra. Io ho aperto l'indice come prima cosa, come sempre si fa, no? E sono partito dall'indice, questa è la seconda edizione, già conoscevo la prima, ma insomma è da lì che si traggono le prime impressioni, e sono rimasto colpito perché nel giro di un 100-150 pagine si passa dal, cito la parte del titolo di uno dei paragrafi, dalla rilevanza dell'intento giuridico alla contrattualizzazione della crisi d'impresa, quindi dagli accordi d'onore contrassegnati dall'intento giuridico cosiddetto negativo di tenerli fuori, cioè l'intento rivolto a tenerli fuori dall'area della giuridicità, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, con i profili pubblicistici da cui sono ammantati e con il tema relativo alla loro appartenenza o no, al fatto che si debbano considerare iscritti o no all'interno di una procedura concorsuale. Qui Luigi Balestra è per la negativa, a me tanto tempo fa era capitato di sostenere il contrario. Sono estremi tematici, distantissimi, e la primissima impressione che ho tratto dall'opera, avendola rivista, riletta in occasione, in vista di questo incontro, è che Luigi tenti un costante raccordo tra antico e moderno. È un pensiero suo che mi sembra appoggiato sulla tradizione e dinamicamente proiettato in avanti. Ecco, questo è il primo pensiero che mi si è affacciato quando mi sono accinto alla lettura dell'opera. Dopodiché Luigi si occupa sempre in uno dei paragrafi iniziali del nuovo diritto dei contratti, e ciò che Raffaele Caterina, anche lui, un argomento, un tema che anche lui ha toccato nel corso del suo intervento. E qui Luigi cosa fa? Tenta di scattare, o scatta senz'altro, una fotografia dell'oggi, quindi parla della disarticolazione, della differenziazione delle discipline, gli svariati statuti del contratto, parla della tensione tra autonomia e eteronomia, parla di una attenzione metodologica diversa che va orientata, che va applicata nello studio di questi temi. E qui cito, dice lui, la realtà è multiforme e segmentata, quindi una sollecitazione a un approccio metodologico attento al dato concreto. E parla naturalmente, l'ha ricordato anche Raffaele, della portentosa irruzione della buona fede come strumento, soprattutto, ecco, questo è ciò che attira di più lo sguardo, attira l'attenzione dello studioso, come strumento utilizzato ex officio, quindi la nullità
così tratteggiata, diciamo, dalla Corte Costituzionale a proposito della caparra eccessiva per il contrasto della clausola, secondo la Corte, con la buona fede, quindi l'interferenza tra regole di validità e regole di buona fede, e poi la riducibilità, appunto, ex officio della penale. E questo sguardo d'insieme sul nuovo diritto dei contratti si conclude con la formulazione di alcune domande. Ma si può parlare ancora di contratto in generale, si chiede Luigi Balestra, o avremo soltanto la possibilità di discorrere di contratti al plurale declinati in una determinata maniera, ma non più il contratto come figura generale, per poi arrivare alla fine del libro a porre il tema se sia il caso, come qualcuno ha tentato di fare, magari, diciamo, con approcci anche non privi di una qualche retorica, di intonare il De Profundis addirittura del contratto. Ecco, dopo queste domande, tutte proiettate in avanti, dalla fotografia dell'oggi a ciò che verrà, potrà venire in termini di sviluppo del pensiero, di elaborazione relativa a queste tematiche cruciali per il civilista, da queste domande al negozio giuridico. Sempre nel primo capitolo del libro c'è un paragrafo dedicato al negozio giuridico. E qui Luigi si muove davvero in punta di penna con una sintesi molto apprezzabile. Ci dice in poche parole, sintetiche ma incisive, qual è stata l'opera compiuta con la promulgazione e poi l'entrata in vigore del BGB rispetto a ciò che veniva prima, cioè il codice francese, cioè questa reduzio ad unitatem di contratto, testamento e matrimonio. Una cosa che colpisce anche solo a ricordarla nell'oggi, alla luce di questo quadro variegato e mosso che prima così rievocavo sulla scorta delle pagine di Luigi. Noi tra l'altro abbiamo un'amicizia, ci pensavo prima, che ormai è data più di un quarto di secolo e che sicuramente era già in essere quando nel convegno di Ferrara del 1996 si celebrò il centenario non dall'entrata in vigore ma dalla promulgazione del BGB, che appunto fu promulgato alcuni anni prima la sua entrata in vigore nel 1900. Cosa c'è alla base della concezione anche ideologica su cui il BGB si fonda? C'è l'uomo che decide in un ambiente di eguaglianza formale, l'uomo che decide esercita il potere della propria volontà. E Luigi poi molto attentamente, direi anche acutamente, segnala il passaggio di qui dalla tradizione francese, poi dalla fase di entrata in vigore del BGB al nostro codice del 42. Un codice, guardate, secondo me, che in realtà è un buon codice, forse addirittura un ottimo codice per quanto riguarda il diritto dei contratti. Non è così, non ripeterei questo giudizio se me lo si chiedesse a proposito del diritto delle successioni, tanto per fare un esempio, ma il diritto dei contratti del nostro codice del 42, secondo me, è proprio un buon diritto dei contratti. E Luigi cosa segnala? Segnala che qui il contratto è reso il perno dell'autonomia, ma è reso il perno dell'autonomia con uno slancio in avanti, uno slancio in alto, diciamo, perché molto opportunamente lui segnala il dettato dell'articolo 1324 e ricorda la relazione di accompagnamento al nuovo codice, in cui si diceva più o meno che l'articolo 1324 sarebbe stato lo strumento messo nelle mani a disposizione dell'interprete per costruire la più generale figura del negozio giuridico. E ricorda altresì l'autore con cui ci stiamo intrattenendo anche il movimento culturale che accompagnò questo sviluppo normativo, l'abbandono del dogma della volontà, l'affermazione delle teorie oggettive, della teoria precettiva e anche, per un dato certamente non di poco conto, la curvatura che il nostro diritto nazionale prende quando comincia a tutelare in maniera ampia, direi, l'affidamento. Basti ricordare che nel codice
e tedesco, l'errore rileva a prescindere dal requisito della riconoscibilità. Di qui alla realtà attuale, una realtà di destrutturazione o addirittura di dissolvimento del modello codicistico di contratto. E sotto cosa ci sta? Sotto non c'è più l'uomo che decide e prende in mano il suo destino, diciamo, questa concezione ottocentesca su cui si regge la codificazione tedesca è completamente tramontata. Sotto c'è il soggetto debole. Il nostro diritto moderno privato è ampiamente un diritto di tutela delle debolezze variamente declinate, non solo nella parte dedicata al contratto, ma anche in varie altre aree. Quindi non c'è più il soggetto, appunto, che si determina in libertà e nello spazio che gli è concesso dall'ordinamento, c'è un agire razionale che è condizionato dall'esterno, e anzi c'è un soggetto irrazionale. Questo è il consumatore, almeno secondo certe declinazioni degli studi anche in materia economica sull'agire del consumatore. Quindi la realtà attuale, se noi la guardiamo con la lente del diritto dei contratti, la realtà del diritto privato moderno, da che cosa è contrassegnata? Certamente da un accrescimento della sua tensione protettiva, questo diritto privato. Io prima molto giustamente Raffaele ricordava anche la finalità didattica da cui è percorsa l'opera. Io impegnato nel corso di istituzioni di diritto privato amo parlare più o meno in questi termini agli studenti. Il diritto privato delinea, tratteggia uno spazio di libertà concesso all'individuo, lo mette in condizione di realizzare i suoi interessi attraverso gli atti di autonomia. Mi sembra un bel messaggio da dare a uno studente. Quando si accosta al diritto privato, si accosta alla libertà, no? Ma non so, per dire la verità, se sia un messaggio vero fino in fondo, perché in realtà nella curvatura che è venuto assumendo nell'epoca attuale, il diritto privato è piuttosto un sistema di garanzie, di limitazioni, in funzione della tutela della parte che si dimostra debole. Tutta la tematica della giustizia contrattuale si declina un po' in questo modo, è affrontata in maniera ampia nella pagina di Luigi Balestra. Al di là di alcuni estremi, alcuni eccessi, insomma, non è che il tema della giustizia contrattuale abbia a che vedere con l'iniquità dello scambio in sé e per sé presa. Si tende a sanzionare l'abuso, l'approfittamento di una parte sull'altra. E diciamo, questo tema va salutato, non è un tema nuovo, ma diciamo così, va affrontato con uno spirito positivo, perché in effetti, e mi sembra che anche sia lo spirito con cui lo affronta Luigi Balestra, uno spirito costruttivo, perché in effetti manca da noi nel nostro diritto nazionale una clausola generale come può essere quella dell'unfair exploitation nei sistemi di soft law, come può essere il paragrafo 138, secondo comma del BGBE sui contratti contrari al buon costume, com'è nella più recente esperienza francese l'articolo 1143 sulla violenza economica. Allora, questa realtà che si presenta tratteggiata in questo modo si caratterizza anche per una serie di eccessi. L'ha ricordato Raffaele Caterina, e mi pare che Luigi Balestra ne sia ben avvertito. Eccessi in questa fuga dal modello codicistico e in questa fuga dalle categorie tradizionali più in generale, eccessi in questa tensione verso la tutela della parte debole. E qui diciamo, le citazioni sono una serie di citazioni vengono a conce. E a proposito del negozio giuridico e della furia iconoclasta che si è riversata su questa figura nel corso del tempo, e Luigi Balestra dice qualcosa di diverso: il negozio giuridico rappresenta patrimonio ormai sedimentato nel pensiero giuridico, sicché non pare possibile
eliminarlo da ogni dibattito. E, diciamo, quel sommo enorme giurista che fu Francesco Galgano e che si impegnò attraverso la scrittura di un volume appositamente dedicato al negozio giuridico e destinato al Cicum e Sineo, si impegnò in una critica della categoria, e però se uno guarda attraverso quella critica e poi diciamo si trova di fronte a un dato che sorprende: il negozio giuridico è attaccato, è sottoposto a critica serrata, ma poi se si guarda all'interno di quel volume, al posto del negozio giuridico Galgano poneva la dichiarazione di volontà come strumento in qualche modo ordinante della attività autonoma dei privati. Quindi questi riferimenti di Luigi al sedimentato valore nel pensiero giuridico della categoria negoziale, alla sua portata unificante come valore, dice ancora, che rappresenta, che incarna quello della manifestazione dell'autonomia del soggetto, queste indicazioni io le trovo assolutamente congrue e condivisibili. Ma parlavo prima di giustizia contrattuale, degli eccessi che connotano certi temi e anche, come dire, certi afflati verso una protezione che dovrebbe spingersi non si sa verso quali limiti e oltre gli stessi. Allora, a proposito della giustizia contrattuale, così scrive Palestra, si occupa in questo passaggio ovviamente dell'intervento giudiziale di ortopedia sul contratto, di riconduzione a equità del contratto che in qualche modo risulti abusivo. Bisogna guardarsi, dice, da un paternalismo giudiziario nemico della certezza delle relazioni contrattuali, obliteratore degli affidamenti, soverchiatore dello stesso mercato. Il rischio che si profila è che le relazioni contrattuali finiscano per ritrovarsi totalmente in balia di una incontrollata discrezionalità. Sono parole molto forti, davvero forti, e anche qui diciamo che può contare la mia condivisione è totale. Una visione moderna, questo è lo spaccato del libro, proiettata in avanti, ma non dimentica delle categorie tradizionali che pure vanno riviste, vanno aggiornate e vanno ripensate, ma il tutto a riparo di esasperazioni e esagerazioni che proprio non servono. In questo discorso che sto conducendo, insomma dialogando idealmente con Luigi, qualche riferimento al diritto dei consumatori non può essere omesso. È la pietra più importante su cui si fonda il nuovo diritto dei contratti e anche la pietra su cui ci si appoggia quando si vuole propugnare l'allontanamento, la necessità di un allontanamento radicale deciso dal modello codicistico, se non addirittura quando si voglia propugnare la distruzione del modello codicistico di contratto. La parte generale perde centralità, peso e valore, e nelle letture più estreme si assiste a che cosa? A una sorta di rapporto di preminenza rovesciato, cioè il diritto dei contratti, quello vero, quello moderno, è il diritto dei consumatori, il diritto contrattuale dei consumatori, o perlomeno il diritto contrattuale che si alimenta alle soluzioni rinvenute, sto guardando il tempo, all'interno di quel settore. Qui mi si perdonerà un brevissimo riferimento autobiografico. Quando da giovanissimo ricercatore studiavo il tema delle prestazioni contrarie al buon costume, un collega che è anche un amico, il quale invece era impegnato nello studio del diritto contrattuale dei consumatori, mi aveva detto scherzando: ci saranno più libri sull'articolo 2035 che non casi decisi dalla giurisprudenza. Io incassai il colpo, ma questo rilievo è vero all'ennesima potenza per quanto riguarda il diritto dei consumatori.
Adesso voglio, diciamo, lasciatemi il gusto di procedere attraverso qualche paradosso. Il diritto dei consumatori non si applica mai, cioè è privo di effettività, ma quali sono le cause? In rapporto, diciamo, agli studi, in rapporto come dire, complessità, ampiezza che tutto questo sistema di norme presenta, qualche effettività, che grado di effettività può essere ricondotto a tutto questo insieme di regole così studiate e così valorizzate anche in senso distruttivo rispetto al modello codicistico tradizionale. E il rilievo pratico è assolutamente modesto. Certo, se uno guarda non ai rapporti dell'impresa con il privato, ma ai rapporti dell'impresa con l'autorità di regolazione, come può essere importante fare, ad esempio, in relazione alle pratiche commerciali scorrette, allora magari le cose cambiano, ma che casistica c'è altrimenti? Tempo fa ero stato invitato a un convegno, si parlava di contratti a distanza, eccetera, eccetera, sono andato a vedere i repertori di giurisprudenza per capire se questo codice del consumo si applichi in relazione ai contratti, ad esempio, a distanza, non c'è casistica. E allora ci vuole un approccio, secondo me, più equilibrato, e ne dà chiara testimonianza Luigi Balestra, quando, a proposito del problema della parte generale, scrive così: la parte generale sul contratto costituisce un apparato di riferimento comunque utile nella prospettiva che sempre anima il lavoro del giurista della ricostruzione del sistema, nonché ineludibile allorquando si tratta di ritagliare la disciplina dei contratti atipici. Quindi una rilevanza sul piano costruttivo della parte generale, quella contenuta nel codice civile, e una rilevanza sul piano applicativo. E sono anche qui notazioni che mi trovano perfettamente consonante. Questo movimento centrifugo di fuga rispetto al modello codicistico, e sono parole di Luigi, e questa crescente idiosincrasia per la ricostruzione del sistema, cito sempre Luigi, sono cose che francamente dal punto di vista personale non mi appassionano, e sembra che non appassionino neanche il nostro autore. Io ci vedo una tendenza, permettetemi di ragionare anch'io sulla base di qualche esagerazione retorica, ci vedo una tendenza autodistruttiva della nostra dottrina e un senso di crisi identitaria rispetto alla sempre maggiore, questo sì, complessità del sistema. La strada da percorrere per il civilista moderno, la strada in cui il civilista moderno deve forse investire, mi sembra un'altra: non la distruzione delle categorie, della loro portata ordinante, ma il loro costante aggiornamento nel dialogo con quelli che una volta si chiamavano i diritti secondi. Adesso lo dirò scherzosamente, ma sapete tutti che anche dal punto di vista storico si è vissuto un processo che è stato definito come di commercializzazione del diritto civile, quando il diritto civile ha acquisito in sé i contenuti, le istanze, le soluzioni elaborate all'interno del diritto commerciale. Quello di cui forse abbiamo bisogno è una civilizzazione dei diritti secondi. E basti vedere a come il paradigma codicistico del contratto possa essere messo in relazione con i contratti della crisi d'impresa, per ritornare a un tema che evocavo all'inizio. Esiste un paragrafo dell'opera di Luigi dedicato al contratto ai terzi. Gli accordi di ristrutturazione efficace estesa, le convenzioni di moratoria presentano solide deroghe al principio di relatività. È perché noi siamo costretti, anche negli insegnamenti universitari, ovviamente siamo costretti, è necessario operare all'interno di settori ben definiti. Quando parliamo agli studenti ci manteniamo
l'alveo degli insegnamenti di rispettiva competenza, ma se uno dovesse parlare volesse parlare del principio di relatività oggi, articolo 1372, e delle sue deroghe, beh, insomma, la miniera d'oro la trova, in termini di curiosità, di interesse scientifico, nella legge fallimentare, nel codice della crisi di impresa, per quando verrà. E, ecco, forse questo può essere un suggerimento a Luigi per la terza edizione del suo bel libro, perché nella parte sul contratto e i terzi, non mi pare di aver colto riferimenti alla tematica delle deroghe, al principio di relatività recate dalle discipline concorsuali, sebbene Luigi con me si appassioni molto a questi temi e li conosca molto molto bene. Un minuto ancora, forse sono andato un po' lungo. L'ultimo tema che è trattato da Luigi, esaurisco veramente in poche battute, l'ultimo è tra i tanti trattati da Luigi, l'ultimo su cui insomma volevo spendere una parola, quello dei contratti di durata, delle sopravvenienze, dell'insufficienza del rimedio, della risoluzione e quindi del fatto che si tenti di ricostruire sul piano interpretativo dei rimedi malpentivi intesi all'adeguamento del contratto e basati sull'intervento del giudice. Questa tematica ha subito un'accelerazione, scusate, fortissima per impulso del Covid. In relazione ai rapporti di locazione commerciale, l'obbligo di rinegoziazione è diventato uno dei motivi principali nel dibattito ed esiste, non so se tutti abbiano contezza di questo, se sia capitato anche a voi che mi ascoltate di riscontrarlo, di prenderne contezza, esiste uno studio dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, ovviamente, in cui senza troppi passaggi dubitativi si afferma che insomma l'obbligo di rinegoziazione deve considerarsi come un dato non eludibile nei rapporti di durata. Molte pronunce di merito della giurisprudenza di merito che si occupano della tematica delle sopravvenienze nei rapporti di locazione commerciale a seguito del verificarsi della pandemia fanno addirittura diretto riferimento a questo studio dell'ufficio del massimario. Per non dire del recentissimo, torno ad un argomento caro a Luigi Paletta, del recentissimo decreto sulle procedure concorsuali, in cui è regolata questa procedura di composizione negoziata della crisi, e all'articolo 10, secondo comma, se non vado errato, si dice che l'esperto deve invitare le parti a rinegoziare i loro rapporti di durata quando l'equilibrio contrattuale sia stato messo in crisi per via dell'irruzione sullo scenario della pandemia. A un certo punto, e vado veramente a concludere, lui credo che forse l'immagine sia di De Nova, ma non ne sono sicuro, di un ideale colloquio tra due avvocati anglosassoni che si interrogano su che cosa sia questa questione della rinegoziazione dibattuta dai civil lawyers. Beh, quello era un colloquio ideale. Io ho assistito a un dibattito reale su questi temi all'interno di un convegno sui long term contracts che si è tenuto a Treviso alcuni anni fa, e i giuristi di area anglosassone erano tutti votati, diciamo così, all'autonomia e all'autoresponsabilità, mentre i giuristi continentali parlavano di buona fede e solidarietà. Due mondi che non si capivano letteralmente. I punti di partenza erano talmente diversi che c'era una assoluta non comprensibilità. Anche di questo Luigi si occupa nel suo libro, concludendo con parole nette, nel senso che l'intervento giudiziale sul contratto vada tendenzialmente respinto. Ora, diciamo, un grande maestro del passato diceva che per i libri è come per il vino, non occorre bersi la botte per sapere com'è.
Io il libro l'ho letto, ma invito chi ci segue ad assaggiare almeno qualche parte, qualche contenuto, si accorgerà che il vino è senz'altro buono. Grazie, professor Caterina, professore delle Monache, per i vostri contributi e veramente preziosi anche in prospettiva di annunciare una nuova edizione. E dunque, non so se il professore Balestra vuole raccogliere qualche spunto, io rilancio comunque a tutti i nostri, le persone che sono in ascolto, la possibilità di intervenire attraverso la maschera o nelle chat, oppure se siete dotati di microfono potete alzare la mano e noi attiveremo l'audio, potrete farlo direttamente a voce. Ecco, in attesa di verificare se ci sono degli interventi, innanzitutto un sincero ringraziamento a Raffaele, Caterina, Stefano e Monaca per queste riflessioni assai dense, profonde e veramente ricche di stimoli, di cui tener conto anche nella prospettiva di una futura eventuale terza edizione. Ecco, come hanno colto, il perno attorno al quale ruota un po' il volume è il tema dell'autonomia privata. Quando Stefano Delle Monache parla di spazio di libertà con cui egli tratteggia gli studenti, quello che agita un po' il diritto privato, fornisce un'immagine assai reale, veritiera di quello che è la consistenza, l'ubiconsistem del diritto privato, segnatamente del diritto dei contratti, rispetto al quale ho cercato di interrogarmi, perché i confini, ovviamente, per usare un'immagine del maestro che egli citava, il professor Galgano, sono confini mobili anche rispetto all'esplicazione dell'autonomia contrattuale. E sotto questo profilo c'è la necessità, secondo me, di interrogarsi su quali sono, diciamo, gli spazi rispetto ai quali non è possibile che l'autonomia contrattuale arretri. Perché oggigiorno ovviamente il tema è tutto legato alla possibilità di un intervento giudiziario a correzione delle dinamiche attraverso le quali viene ad esplicarsi l'autonomia contrattuale, attraverso quel grimaldello che è rappresentato dalla buona fede contrattuale che ormai direttamente evoca la solidarietà costituzionale, come ha fatto la Corte Costituzionale in occasione delle note ordinanze sulla caparra confirmatoria. E allora qui c'è un problema di fondo di cercare di capire, rispetto a un'autonomia contrattuale che ha visto largamente modificati i suoi tratti caratteristici, e qui mi ha molto ispirato una, diciamo, formula adottata da Cataudella, cioè l'autonomia contrattuale ha perso in intensità negli anni più recenti, ma ha guadagnato in estensione. E quando Stefano Delle Monache faceva riferimento al tema degli accordi di ristrutturazione, evidentemente quello è uno dei settori del diritto privato, segnatamente quello della crisi d'impresa, dove l'autonomia contrattuale ha preso largamente piede a partire dal 2005, attraverso tutta una serie di discipline che si sono avvicendate, nelle quali il civilista è chiamato a dialogare per capire quali siano effettivamente gli spazi rispetto a una categoria classica, qual è appunto quella del contratto e della relatività degli effetti del contratto. Quindi certamente il volume vuole interrogarsi su il ruolo attuale in epoca contemporanea dell'autonomia contrattuale, ma è mosso anche da preoccupazioni, e da preoccupazioni che sono quelle legate alle dinamiche in atto rispetto agli interventi della giurisprudenza, che a mio modo di vedere rischiano di minare quella certezza delle relazioni contrattuali di cui il sistema economico ha evidentemente bisogno, perché possano poi le attività economiche possano correttamente dipanarsi. Altri temi e altre sollecitazioni. Raffaele Caterina faceva riferimento alla neutralità degli interessi e quindi a questo ruolo dell'ordinamento di spettatore
Io lo vedo riagganciato al tema anche degli accordi d'onore che veniva evocato da Stefano Delle Monica. C'è tutto uno spazio rispetto al quale l'ordinamento, il quale in certi casi si fa propugnatore di interessi che devono essere tutelati, in certi altri casi invece li avversa combattendoli, ma c'è uno spazio intermedio dove gli interessi vengono non già avversati, ma nemmeno protetti, ma la loro, diciamo, realizzazione viene lasciata alla libera disponibilità dei privati. E in questo filone io ci inserisco anche gli accordi d'onore, perché in quel caso sono gli stessi privati che respingono la richiesta di protezione e quindi vogliono mantenere la protezione degli interessi nell'alveo di quelle che sono le dinamiche socio-economiche senza attrarle nella dimensione giuridica. Poi il tema del pluralismo, della necessità di declinare al plurale e quindi di questa funzione della parte generale sul contratto e di come collocarla nel contesto di altri segmenti del diritto dei contratti, quale certamente uno fondamentale rappresentato dal diritto dei consumatori. E secondo me la parte generale sul contratto mantiene, che la parte del codice civile del 42, mantiene una vitalità straordinaria, se non fosse altro che nel codice del consumo vi è una norma che mi ha sempre molto incuriosito, che è quella secondo la quale le clausole abusive non sono tali se sono state fatte oggetto di trattative individuali. Significa che in buona sostanza il codice del consumo nasce per combattere, per riequilibrare posizioni, diciamo, di asimmetria legate al fatto che in quel contesto non c'è negoziazione. Ma laddove esiste una negoziazione, non c'è bisogno di apprestare strumenti di tutela verso colui che, diciamo, avviene al contratto in veste di consumatore. E poi ancora un grande tema, quello della rinegoziazione, che è stato a più riprese evocato. Anche questo ci dà la cifra di una modernità, di una contemporaneità del contratto, se è vero che giustamente Stefano Delle Monache lo richiamava a proposito dei recenti provvedimenti in tema di crisi d'impresa. Il tema rinegoziazione compare, ad esempio, negli accordi di ristrutturazione dove è stata contemplata un'apposita norma intitolata rinegoziazione e che però nasce, cioè è basata su presupposti completamente diversi a mio modo di vedere rispetto a quelli che ne hanno originato la elaborazione in ambito civilistico, perché in quel contesto non c'è bisogno di una sopravvenienza. C'è semplicemente la necessità sopravvenuta di una diversa valutazione, ma non necessariamente legata a una circostanza sopravvenuta. E allora, questo dà un po' il senso del fatto che se da un lato sono accresciute le norme imperative, dall'altro è divenuto sempre più incisivo l'intervento del giudice, da un altro lato ancora per l'area della contrattualità si è significativamente allargata, l'esempio che facevamo prima della crisi d'impresa, ma mi viene da fare anche a proposito di tutta una serie di interessi non patrimoniali che in passato ritenuti impermeabili rispetto alla possibilità di una negoziazione, oggigiorno trovano sempre più collocazione nell'area della contrattualità. Segno evidente che anche con riferimento agli interessi, diciamo, all'area della patrimonialità, non patrimonialità, anche lì i confini sono mobili. Molte altre sarebbero le sollecitazioni, ma voglio arrestarmi qui anche per tener fede ai tempi che ci eravamo dati, eventualmente rispondere a sollecitazioni che ci dovessero provenire dalla platea, non senza ancora una volta aver ringraziato gli amici professori Raffaele Caterina e Stefano Delle Monache per le tanti preziosi, tante preziose sollecitazioni che mi sono provenute e che se avessi avuto modo di ascoltare prima, certamente avrebbero costituito motivo ulteriore di significativo arricchimento del volume. Grazie per le belle parole che mi avete voluto riservare, spero meritate. E la parola immediatamente all'editore per la conclusione di questo webinar.
Grazie, e dunque vedo che stanno arrivando al momento soltanto dei ringraziamenti per il volume e per l'iniziativa. Io ricordo naturalmente che il testo è già disponibile, quindi tutte le persone che ci stanno ascoltando e non avessero ancora avuto l'occasione appunto di riceverlo possono farne richiesta al nostro ufficio per poter appunto avere fra le mani al più presto. In questo momento non vedo richieste per fare degli interventi o domande. E quindi io, ecco, no, ho detto fatto, adesso apriamo l'audio subito. Dovete accettare la condivisione dell'audio. Il professor Martino, dovete, abbiamo inviato al professor Martino la richiesta di accendere l'audio, deve accettarla. Un attimo, ecco, noi Buonasera. l'abbiamo, ecco fatto, ci siamo riusciti. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Buonasera, professor Balestra e agli altri intervenuti. Volevo semplicemente e molto rapidamente dire qualche cosa, visto che ho avuto esperienza ormai pluriennale nell'usare il volume del professor Balestra nella prima edizione e adesso anche nella seconda edizione nei corsi di diritto civile dell'Università di Bologna. Io credo che questo testo assicuri e restituisca per certi aspetti razionalità a un preciso ambito semantico e tematico dell'esperienza giuridica, il diritto dei contratti, e lo faccia coniugando da un lato la chiarezza del dire, che è una caratteristica propria del professor Balestra, e al contempo la raffigurazione ordinata di una complessità che finora è stata più volte evocata e che credo sia sotto gli occhi di tutti. Penso che uno dei maggiori pregi di questo volume, che ho ritrovato anche nella seconda edizione, sia quello di rifuggire per certi aspetti le catechesi, pur rimanendo rigoroso nell'uso della terminologia, nel riferimento alle categorie, e quindi sia un testo che, pur restando ancorato alla tradizione, come si diceva prima, stimola la riflessione dello studente, e ovviamente noi lo proponiamo agli studenti di terzo anno, ma prima il professor Caterina ricordava il suo consiglio anche a chi prepara un corso di dottorato nella possibilità di utilizzare questo testo, mi sembra molto opportuno. Ecco, la domanda che volevo fare al professor Balestra, visto che è stato impegnato ormai negli ultimi anni in un dialogo quasi serrato con il professor Lipari sul tema delle categorie giuridiche, è quanto quel dialogo e quella riflessione sulle categorie abbia pesato poi nell'elaborazione di un testo come questo, che è un'introduzione al diritto dei contratti, ma che, come abbiamo visto finora, è caratterizzato da una ricchezza e una complessità che ne fanno forse qualcosa di più. Grazie. Sì, grazie per l'intervento. Beh, certamente ha pesato, perché le riflessioni di Nicolò Lipari sul tema delle categorie sono quanto mai, diciamo, suggestive, e mi colpì nel leggere quel volume il fatto che egli dicesse: dire contratto non dice nulla se non è accompagnato da un aggettivo. E quindi la necessità in qualche modo di dover segmentare la riflessione sul contratto, tenendo conto di vari spaccati, di varie dimensioni, di molteplici realtà. Ecco, il tentativo che io ho tentato, che ho fatto, ho cercato di compiere, è legato al fatto che, a mio modo di vedere, per quello che dicevo prima, la parte generale sul contratto mantiene la sua centralità. Laddove invece
le cosiddette, chiamiamole, parti speciali o comunque i segmenti che da essa si sono allontanati, lo hanno fatto unicamente in un'ottica di protezione di quella che il legislatore considerava una parte economicamente debole, pronti però a ritornare alla parte generale laddove queste esigenze di protezione non dovessero in concreto profilarsi. E questo, dal mio punto di vista, quindi la parte generale del contratto rappresenta ancora un momento fondamentale della riflessione sulla disciplina contrattuale. Fermo restando che certamente la riflessione di Lipari sulle categorie, che non è soltanto legata al diritto dei contratti, ma abbraccia le categorie civilistiche, è stata per me è stato motivo di grande riflessione perché dà conto di un fermento assai forte che ha agitato il pensiero di quella illustre dottrina. Perfetto, grazie. Non vedo in questo momento altre domande o altri interventi. Io procederei con la parte la parte digitale del volume, in attesa eventualmente di qualche altra domanda, e poi dopo andiamo solo verso la conclusione. E come ricordavo in apertura, anche questo manuale, come ormai tutti i manuali editi da Mulino, è corredato dall'espansione digitale presente sulla piattaforma Pandora Campus. Infatti lo studente, il lettore che acquista il volume cartaceo trova in seconda copertina un codice che consente di accedere per 12 mesi anche al testo completamente in digitale presente appunto sulla piattaforma Pandora Campus. Pandora Campus è una piattaforma multidisciplinare e multieditore ideata dal Mulino, dove appunto è presente l'intero testo in formato digitale. Il testo può essere acquistato anche direttamente sulla piattaforma con varie opzioni di acquisto per 6 mesi o anche per 1 mese, o anche possono essere acquistati testi anche a singoli paragrafi con sempre un capitolo gratuito per 1 mese per testare la piattaforma prima di procedere veramente con l'acquisto. Simuliamo di aver acquistato il testo cartaceo e quindi andiamo a scoprire com'è fatto questo volume, e inseriamo, quindi simuliamo di inserire il nostro codice nella home libro, entriamo nel vivo del testo. Abbiamo l'intero indice completamente linkato, quindi si può andare agevolmente da una parte all'altra del testo. Testo cartaceo digitale è assolutamente identico, quindi chi decide di utilizzare il supporto digitale troverà testo assolutamente identico, con infatti i numeri di pagina per le corrispondenze tra un supporto e l'altro. Una cosa molto importante che riguarda tutti i volumi presenti in piattaforma è l'accessibilità dei volumi, ovvero tutti i testi sono corredati da un lettore vocale in cui è possibile ascoltare il testo a paragrafi o interamente, così come è possibile andare a cambiare contrasto, dimensioni dei caratteri, o utilizzare anche questo font specifico che si chiama Open Dyslexic, pensato per i lettori che appunto soffrono di dislessia, proprio per dare quella possibilità agli studenti, insomma, con disabilità, di accedere direttamente a questi testi in maniera autonoma. Sul testo si possono fare una serie di operazioni tradizionali, come aggiungere evidenziazioni, appunti o domande, che vengono poi raccolti in un ambiente personale. Le domande sono visibili a tutti gli studenti che stanno utilizzando questo volume, quindi c'è anche questa possibilità di interazione sul testo. E tutti i docenti possono fare richiesta del testo sia digitale, quindi dalla home page di Pandora Campus, nel riquadro professori compilando il modulo di richiesta propria di accesso a un libro, oppure per chi appunto non l'avesse ancora ricevuto, dal sito del Mulino, nella sezione università, si può fare richiesta del testo cartaceo, e noi provvederemo prontamente all'invio.
Direi che in questo momento non vedo altre domande, quindi lascio i nostri riferimenti nel caso appunto ci fossero sia domande riguardanti il nostro catalogo, questo testo, la disponibilità o anche domande da rivolgere all'autore. E appunto potete fare riferimento al mail del nostro ufficio diversita @mulino.it. Io vado a salutare i nostri ospiti, quindi spero appunto i contributi veramente preziosi per questa bella presentazione e che spero sia stata utile veramente ai docenti che ci hanno seguito, quindi grazie e arrivederci al professor Caterino, al professor Delle Monache. E naturalmente un ringraziamento al professor Balestra, e grazie professore. Grazie a voi tutti, arrivederci. Grazie e arrivederci al prossimo webinar del Mulino. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata, arrivederci.